Ой, да на горе, Горит петухи, поют на горе, Горит петухи, поют над горой, Горой птицы райские, над горой, Горой птицы райские, Они не пели, да песни Project. Il progetto Le canzoni inondate è una ricostruzione dell'eredità musicale di una Atlantide siberiana. Così si chiama un territorio enorme vicino a Baikal, che si trova nella valle fluviale di Angara, che è stata inondata quando si costruivano le centrali idroelettriche. La ricostruzione dell'eredità musicale è un obiettivo principale di questo progetto. Inoltre noi vogliamo coinvolgere molte persone diverse, pittori, attori, musicisti, tutti che comprendano il problema dei nostri comuni beni culturali storici che a poco si immergono nel fiume del tempo. Ora noi abbiamo raccolto i piccoli frammenti di questa cultura e da questo punto per noi è particolarmente importante conservare lo spirito di questa cultura, conservare la sua storicità, la sua etnicità. Noi cerchiamo di mostrare più lo spirito e il contenuto che la forma. In queste canzoni ci sono le informazioni su come vivere in armonia con la natura, con il Dio e con la gente. Quindi è molto importante attingere queste informazioni da queste canzoni e forse usarle nelle nuove organizzazioni culturali dove ci troviamo oggi. Tutto il mio amore per la canzone e per la tradizione è cominciato dalle finestre. Dietro queste finestre sicuramente suona la canzone. Ogni popolo canta qualcosa alla tavola durante le feste. Quando si guarda una finestra di qualche isba in una campagna siberiana, oppure ad Irkutsk o a Venezia o da qualche parte, ancora l'effetto è lo stesso. Guardare le finestre è molto interessante.
Perché mi interessa il progetto Le finestre di Irkutsk, le porte di Venezia? Perché voglio formulare queste finestre? Secondo me è un momento che ravvicina questi due progetti. Però il momento più importante è quello che sia la canzone sia l'architettura sono la parte della cultura. La parte della cultura russa, la parte della cultura italiana, la parte della cultura di qualsiasi paese, di qualsiasi popolo. E solo quando riuniamoli noi abbiamo la comprensione della cultura.